Sei sicuro di aver mangiato abbastanza, zio? Più che abbastanza, mia cara. Vado fuori a portare la colazione a Capotondo. Vai pure, io intanto mi metto a lavare i piatti. Capotondo ha bisogno di energie. Il nostro giardino è un disastro. In questo modo i piatti si laveranno in un attimo. Cosa? Poi se mangio ancora qualcosina non mi farà male di certo, però da domani promesso mi metterò a dieta. Aha! Il dovere mi chiama. Pronto, ispettore Gadget? Sì, capo. Vengo immediatamente. Commissario? Ma è qui per caso? Ecco il suo incarico segreto. Ci sono fondati sospetti che il MED abbia intenzione di eliminare l'ispettore Gadget durante il suo viaggio sul treno del mistero Oriental Express. Questo messaggio si autodistruggerà fra 30 secondi. Stia tranquillo, capo. Non succederà niente se avrò il valoroso Capotondo al mio fianco. Lo spenga. Spenga quest'arnese. Spenga. Spenga! Spenga! Oggi lei abbia qualcosa di interessante da propormi, professor Tonko. Certo, ho una cosina davvero interessante, Mozartiglio. Stia a vedere bene. Crapolo! Sembra decisamente forte. Le darò un paio di dimostrazioni, sempre con il suo permesso. Comincia, Grappolo. Bravo, Grappolino Caramela. A Grappolo piacciono i dolci. E Grappolo va a prendere Gadget. Ma che giovanotto simpatico. Bene, sei assunto. Guarda dove metti i piedi, capocoso. Mi dispiace, ispettore. Rimetterò tutto a posto. Ecco fatto. Per la miseria, si sta facendo tardi. Sarà meglio chiamare l'impresa di pulizia e farci mandare un aiuto. Aspetti, la fica telefoni io con il gadget telefono mio illustre superiore. No, non si può. Il gadget telefono è riservato solo al servizio. Usa il telefono di casa. Proprio l'occasione che stavamo aspettando. Risponda appena squilla il telefono, professor Dunkov. Una mossa geniale intercettare il telefono di Gadget. Qui impresa di pulizia Metro City. Buongiorno, qui parla Casimiro Capotondo, l'assistente del famosissimo ispettore Gadget. Avremo bisogno con urgenza di un aiuto molto forte. Credo di avere la persona che fa per lei, Vladimiro Girotondo. No, non Giramondo, Capotondo. Bene, ce lo mandi allora. Come vuole lei. Vai, adesso tocca a te. Vai a prendere Gadget. Grappolo va a prendere Gadget. Vai e chiudi bocca. Bravo. Un uomo enorme dall'aria sospetta si avvicina alla casa. Tieni d'occhio lo zio Gadget. Io intanto preparo lo stato di emergenza. Mi sa che dovrò far controllare i gadget di casa. Qui dentro è veramente un disastro. L'impresa di pulizia non ci ha mandato nessuno. Ah, lei deve essere l'uomo inviato dall'impresa. È l'uomo che ti dice... Ah.
piacere di conoscerla, signor Grappolo. Grappolo, Grappolo. Ah, sì, eccolo qui. Oh, caspiterina. È una delle creature del professor Diverzotto. Qui c'è di mezzo il Med. Venga avanti, signor Grappolo. Il lavoro è da questa parte. Oh, no, non da questa parte, amico. Gli fermenti passano dalla cucina. Ma pensate bene che motivo c'è. Entriamo pure di qui. Bravo. Secondo il mio computer, Grappolo ha un punto debole. È golosissimo di dolci. Non perdere di vista lo zio Gadget. Come potrà vedere, signor Grappolo, questa stanza è davvero un disastro. E purtroppo non abbiamo tempo. Se non le dispiace, io avrei da fare. Pop, pop, Capimiro Capotondo! Ehi, un ottimo volo, bravo Capocoso. Però adesso al lavoro. Tu comincia a pulire la palestra, io vado di là un attimo. Solo per un po'. Dai rumori è in palestra. È meglio sbrigarsi. Grappolo ha fame. Prendere gadget, prendere dolci. Questo tizio è davvero un asso nelle pulizie. Ora non c'è tempo per nuotare, Capotondo. Aiutili, mio ispettore. Non far fare il lavoro pesante soltanto al signor Grappolo. È molto bravo, sa, signor Grappolo. È da tanto che volevo sostituire quell'attrezzatura vecchia. La butti qui. Grazie. Ehi, signor Grappolo, le ho portato dei dolcetti. Dolcetti? Dolcetti? A Grappolo piacciono i dolcetti. Non faccia complimenti, signor Grappolo. Ne prenda un altro e mi raccomando, si calmi. Ancora dolcetti, prego. Va bene, allora mi segua. Torno subito. Intanto lei faccia il bravo, Grappolo, e mi aspetti qui. Mi scusi tanto, signor Grappolo. Dunkov, la mia pazienza ha un limite e lei la mette a dura prova. Sì, ma ho una troppiano, Bossardiglia. Meglio per lei che funzioni. Oh, pronto, ispettore Gadget. Gadget, qui è il commissario. Prenda posto sul treno del mistero immediatamente. Sì, signore, sono in servizio permanente. E allora si sbrighi. Meglio avvertire che sto partendo. Grappolo prende gadget. Vuole dolcetti. Ah, signor Grappolo, giusto lei. Venga con me, ho un altro lavoro per lei. Mi segua. Dolcetti. Grappolo sta arrivando, ispettore. Oh no, hanno intercettato il telefono segreto dello zio. Sarà meglio avvisarlo subito. Ovunque lei vada, Casimiro Capotondo è pronto a seguirla, mio ispettore. No, tu rimani con Penny e Bravo. Io porterò con me il signor Grappolo. È un'ottima idea, ispettore. Lei pensa già come affrontare il pericolo. Afferri al volo, eh? Bravo, Capocosa. Ma cosa fa quello che non faccia anch'io? Dai, di sicuro lui non saprà mai volare bene come te. Eccola qua, signor Grappolo. Aspetti, l'aiuto ad entrare, perché siamo in ritardo. Aspetta, zio Gadget! Penny, cosa c'è? Zio, aspetta! Ah, il mio pranzo. Grazie mille. Vado a prendere il treno. Ordine di Quimby. Ma zio, aspetta! Seguilo, bravo! Ok. Io ti raggiungo al più presto. Addio, ispettore. Può
tenermelo un attimo. Grazie. Sbrighiamoci, non c'è un minuto da perdere. Da questa parte, caro Grappolo, ci stanno aspettando. Benvenuti a bordo del treno del mistero Oriental Express. Manca poco alla partenza. È giunto fra noi il grande e famoso ispettore Gadget. Grazie, grazie. Bene, e adesso passiamo subito alla mia prima dimostrazione. Beh, è ora di controllare la caldaia. Manca meno di mezz'ora alla partenza. Se ne sta andando da solo! Ehi, fermi! Non esattamente da solo, signori. Il treno è nelle mani del Med. Bevuto, bravo. Tu resta con loro. Io cercherò di raggiungermi. Avete qualche domandina da farmi? Sì, io ne avrei una. Come si comporta con un assassino del Med? Un'ottima domanda. Proprio per questo ho portato con me il mio assistente. Permettete che ve lo presenti, il signor Grappolo. Bravo, bravo. Molto bene, Grappolo. Tocca a lei adesso. Facciamo vedere ai signori come si fa. Cerchi di attaccarli. Forza. Sì, forza. Molta forza. Per la mia prossima dimostrazione. Oh, oh. Ah. 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 Così, per la miseria. Dovremo vedere il treno appena usciremo da questa galleria. Mi sembra già di vederlo là in fondo. C'è qualcosa che non va. Oh, no! Signori, sono qua. Ah, Raffel, Gadget nel vagone ristorante da solo. Vai e fai uno poco male. Si era cacciato. Senta, prima di fare la prossima dimostrazione, meglio metterci d'accordo. Cameriere, posso avere il menù? Ah, eccolo. Il treno è davanti a noi, lo vedo. Io preferirei tanto non vederlo. Devo assolutamente fermare quel treno. Funziona! Andiamo via, presto! Ah, ho trovato! Guarda, Capotondo, possiamo spostare lo scalo! Lascia fare a me! Ah, ma non vedo niente! Scappa, Penny! Penny! Grazie mille, Capotondo! Oh, di niente, figurati! Lo zio Gadget è davanti a noi! Capimino, Capotondo, alla riscoffa! A Grappolo piacciono i dolcetti. Oh, no! È il momento della dimostrazione. Andiamo, signor Grappolo. Un momento, finisco di mangiare i dolcetti. Ma che comodità! Una porta che si apre da sola.
Caspiterina! Ma perché te lo fai? Signori, ammetto che sia geniale la vostra idea di travestirvi da mucche, però... Ma dove sarà finito il signor Grappolo? Una galleria! Finalmente sei fuori dai piedi. E tu farai la stessa fine. Buon viaggio! Aspetta, Lolletta! Aspetti, l'aiuto io! Ancora galleria! Vedete? Così mettiamo fuori combattimento gli agenti del MED. Mossa 18! Salve, capo! Gadget! Non vi preoccupi, Nonnetta. Grappolo vuole altri dolcetti. Chissà dove è finito lo zio Gadget. È meglio che Fiorella, Grappolo! Lo dichiaro formalmente in arresto. Altri dolcetti! Altri! Caldi! Buoni! Dove è finito lo zio? Meglio fermare subito il treno. Non sapevo che ci fosse anche lei qui sul treno del mistero. Va bene, Grappolo. Se calmi, io farò costretto a fare la forza. La dichiaro in arresto. È molto bravo a volare, lo guardi. Grappolo vuole altri dolcetti. Grappolo prende Gadget. Coraggio, Grappolo. Vai! Finalmente! Ho messo fuori uso il telecomando di Artiglio. E ora devo fermare il treno. Fate, bravo! Oh, bene, il treno si sta fermando! No, stiamo per schiattarci! Ehi, volo! Evviva! Lo zio Gadget, Capotondo e il commissario! C'è un dolcetto, ma prima dovrà smettere di fare il cattivo e metta giù quella sedia. Grappolo mangia dolcetto? No, perché è stato un grappolo cattivo e ora metta giù quella sedia. No, 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 no. Ora Grappolo può mangiare dolcetto? No, almeno finché non prometterà di essere un bravo grappolo. D'ora in avanti deve essere buono. Allora, me lo prometta. Grappolo promette. Grappolo chiede schifo. Grappolo, papà, molla. Ora basta piangere, Grappolo. D'ora in avanti andrà tutto bene, vedrà. Grappolo non farà più il cattivo da ora. Non prenderà a casa. Grappolo sarà buono. Allora ha visto anche lei, capo. Questo Grappolo è un bravo uomo in fondo. Sì, con l'aiuto di ciambelle ricoperte di cioccolato e di un lecca-lecca. Ma a Grappolo piacciono dolcetti. Grappolo fa il bravo. Che bene quel Grappolo. Sono mortificato, ho sbagliato ancora. Ma come immaginare che quella ragazzina avesse arma segreta? E quale? La gentilezza. È prima volta che qualcuno tratta Grappolo con gentilezza. Ed è stata sua rovina. La pagherà cara per questo, professore. La pagherà. Poi per la miseria. Ciambelle ricoperte di cioccolato. Che squisitezza. I cani non devono mangiare i dolci. Tu devi fare una dieta equilibrata. Parole sante, mia cara. Se qui c'è qualcuno che deve mangiare questi deliziosi dolcetti, questo...
Oh, per la miseria! No, no!